Slijedi molitva za ozdravljenje. Segue la preghiera di guarigione. Gospodine Isuse, Signore Gesù, za tisuće načina, ti ringrazio per mille modi nei quali mi ami e mi aiuti a crescere. Danas ti zahvaljujem povrh svega. Soprattutto ti ringrazio oggi perché mi insegni che Dio è mio Padre. Samo s jednom riječju ti si predam. Con una parola sola tu hai aperto davanti a me un mondo nuovo, un mondo nel quale il Creatore è mio Padre, colui che mi ha dato la famiglia, la sua famiglia, la tua famiglia e la famiglia della tua madre. Gesù, ti ringrazio perché tu tramite questa preghiera tu inizierai a guarire tutto ciò dentro di me che deve essere guarito. Signore, ti prego, manda il tuo Santo Spirito nella mia immaginazione affinché tu possa aiutarmi in questa preghiera. Rivelami in questa preghiera il tuo vero cuore e i sentimenti che tu hai verso di me. Rivelami nella mia interiorità la mia capacità di rispondere al nostro Padre, di rispondere a Maria, che io considero genitori spirituali. Lo Spirito di Dio, ti prego, aiutami a immaginarmi come se fossi un neonato tra le braccia del mio Padre. Fa che io senta la forza delle sue braccia che mi proteggono. Fa che penetri nel mio profondo io, ego, io, la certezza e la sicurezza che proviene dal suo abbraccio. E mentre sento l'ardore del suo amore verso di me, aiutami a rispondere a questo amore. Fa che io possa vedere che Signore è fiero di me. Fa che io senta le parole del Padre: tu sei il mio figlio ed io ti amo. Ti ho dato la vita e con la vita ti ho dato l'amore. Tu non puoi far niente di quello che io non potrei perdonarti, e quando avrai bisogno di me, sappi che io sarò sempre con te. Non che io potrei essere con te, ma io sicuramente sarò con te. Devi fidarti di me, perché io sono tuo Padre e mi preoccupo di quello che avverrà. Grazie, Signore. Quale Cristo, quale Cristo, quale Cristo, quale
shukran, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu. Gospodine, daj mi da osjetim ljubaznost. Signore, fa che io senta la forza, la cordialità della tua voce mentre mi dici: tu sei il mio figlio. Biću uvijek s tobom. Io, tu sei il mio figlio e sarò sempre con te, come se fossi tuo padre, tua madre, e ti darò quello che hai bisogno. Che il mio figlio Gesù ti insegni ciò che è il più necessario riguardo la vita. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, cercami e non sarò mai lontano da te, perché ti amo. Signore, ti ringrazio perché mi hai salvato sulla croce. Ti ringrazio per il tuo amore che è tanto profondo, tanto immenso. Ti ringrazio perché il tuo amore può entrare nel mio spirito, permettendomi di vivere una vita completa, mettendo nella prova ogni parte del mio essere. Gesù, divento cosciente che tu sei non solo il Salvatore del mondo, ma anche il mio Salvatore personale. Entra nel mio cuore completamente, libera il mio spirito da ogni male, perché desidero rinunciare a Satana e a tutte le sue opere. Stasera ti do il permesso di guidare la mia vita e desidero approfittarmi con i doni dello Spirito Santo che tu mi hai donato nel sacramento del battesimo e della cresima. Grazie, Signore. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus. Mulțumesc, Iisus, mulțumesc, Iisus, mulțumesc, Iisus. Signore, in questo momento desideriamo pregare per tutti gli ammalati, soprattutto per gli ammalati, per gli amici ammalati, parenti,
conoscenti, tutti coloro che si sono raccomandati alle nostre preghiere. Gesù, accetta il sacrificio delle loro vite, delle loro malattie, delle loro sofferenze. Credo che tu sei lo stesso Gesù di Nazareth che aveva compassione per gli ammalati e li guariva. Credo che a Dio nulla è impossibile. E credo che tu, Gesù, Figlio di Dio, se vuoi, puoi guarirci. Tu sei il buon pastore. E so che tu hai pietà e compassione delle tue pecorelle. Metti la tua mano sulle loro malattie. Ti prego nel nome del tuo santissimo nome che perdona e guarisce. Signore, guariscici. Guarisci tutti gli ammalati. Con la forza delle tue piaghe e ferite, Gesù, vogliamo unire la nostra sofferenza alla tua sofferenza e per intercessione della Beata Vergine Maria vogliamo offrire tutte queste sofferenze a te, perché noi confidiamo in te. Grazie e lode a te, Signore Gesù. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.